Salve a tutti, in questo video vi tratterò l'argomento delle regole topologiche, del corretto utilizzo delle regole topologiche. In effetti questo è un argomento che avevo già trattato in un articolo qualche tempo fa, ma non ne ho dato mai, diciamo, una dimostrazione pratica. L'articolo lo metterò comunque nella descrizione del video. Allora, andiamo subito a operare. Qui, come vedete, c'è questo che è un layer poligonale, un quadrante, io l'ho chiamato così, e se andiamo in attribute table, vabbè, questo è un quadrante che ho tirato fuori da un quadrunione della città metropolitana di Napoli, che fa riferimento a praticamente un DTM LIDAR. Come possiamo vedere qui, il campo dell'area in piano risulta essere assente, cioè nullo. Quindi andiamo subito a calcolare questo campo. Vabbè, è una funzione che ho utilizzato poco fa, quindi è in recent, però è possibile trovarla tranquillamente in geometry. Doppio clicco. Ok. Salviamo praticamente in piano questo quadrante e ha una superficie di 250.000 metri quadri. Ora andiamo a realizzare un nuovo shapefile di tipo poligonale. Vabbè, io sto utilizzando la proiezione UTM Zoom 33N. Area in piano, decimale, ok, poligoni 2, avevo fatto già un piccolo test prima di questo video. Ok, abbiamo aggiunto a questo punto il nostro shape di tipo poligonale. Come vedete, i campi sono in D e area in piano. Andiamo nelle opzioni di Snap. Ok, già è attivato lo Snap alle intersezioni, che è quello che mi interessa. E abbiamo una sezione di editing. Come vedete, questo mirino, questa croce viola, compare ogni qualvolta mi avvicino al bordo dello shape quadrante o ai vertici. Ok, ho fatto il doppio clic per errore. Vabbè, diamoci un ID, lo chiamiamo 1. Disegniamo un altro poligono andando a violare volutamente quelle che sono le regole topologiche. Quindi, oh, fermiamoci qua. 2. E quello che resta. Ecco qui. Mi sono dimenticato di fare questo. Ok. Ecco, come vedete, c'è quest'area che è praticamente una intersezione della sovrapposizione dei tre poligoni, quindi questo è un evidente errore topologico. E ci possiamo accorgere che è importante evitare errori topologici dal semplice calcolo delle aree di questi poligoni.
Queste sono adesso le aree dei singoli poligoni. Andiamo a vedere l'area totale. Dunque, ricordiamoci che questi poligoni fanno riferimento a un quadrante che ha un'area totale di 250.000 metri quadri. Poligoni 2, area in piano. Ok, quindi la somma delle aree di tutti questi poligoni risulta essere pari a 346.000 metri quadri. Quindi già qui possiamo vedere che c'è un primo errore evidente. In pratica le aree non sono correttamente, non si ha un corretto valore di area totale del nostro quadrante. Ma adesso rendiamo, diciamo, la cosa un pochino più difficile o interessante, andando ad aggiungere questo DTM del Vesuvio. Questo è un DTM generato da un LIDAR a 1 metro per 1 metro, distribuito dalla città metropolitana di Napoli, e andiamo adesso a valutare con il procedimento espresso, evidenziato anche in un video da Salvatore Fiandaca per il calcolo delle aree reali, e questo video tra l'altro lo metterò anche nelle descrizioni, questo è il link a questo video. E innanzitutto andiamo a definire quello che è l'area reale del quadrante. Io per abbreviare i tempi ho fatto un clip e mi sono tirato fuori praticamente un clip dell'area che a noi interessa. Dunque, come prima cosa utilizziamo il plugin Real Surface Area di Grass. Non vi sto a spiegare nulla su questo plugin perché, come ho detto, c'è un video molto molto interessante di Salvatore e ve lo indicherò. E quindi tiriamo fuori quello che è il raster delle superfici reali. Ecco qui. Brevemente, le indicazioni presenti qui in leggenda dicono praticamente che le aree più piccole hanno giustamente dimensioni di 1 metro quadro, essendo appunto il pixel più piccolo di dimensioni 1 metro per 1 metro, mentre le aree più grandi hanno dimensioni, quindi hanno dimensioni di 2 metri e mezzo. Andiamo quindi adesso a determinare, metto qui sotto, andiamo a determinare l'area, la stima dell'area reale del quadrante. Interessa questo valore, la somma, area reale, e andiamo a vedere questo valore stimato. Siamo su 381.000 metri quadri. Perfetto, facciamo lo stesso procedimento per il nostro shape composto da più poligoni. Poligoni 2, ok. La somma di qui abbiamo praticamente il campo area reale che è stato riempito. Ricordiamoci che questo era il valore per il quadrante e se avessimo fatto dei poligoni corretti topologicamente dovremmo ottenere lo stesso risultato in zoom, ma in realtà
abbiamo che quest'area risulta essere molto più grande del reale, della stima del, quindi del valore che ci saremmo aspettati. Diciamo, la dimostrazione pratica finisce qui. Voglio giusto chiudere dando alcune piccole indicazioni venute fuori, diciamo, dalla mia esperienza. In genere quando installo per la prima volta QGIS, la prima cosa che faccio è andare in Options e andare praticamente a impostare dei valori di snap che io insomma preferisco. Lo snap mode lo blocco al vertice, al segmento, e quelli che sono la tolleranza e il raggio di azione dello snap lo pongo a 5 pixel. Questi tra l'altro sono valori che possono essere modificati poi anche in fase di editing, andando qui in opzioni e modificando poi in base a quello che può essere più utile in quel momento. E nello specifico, nel momento in cui si fa una sessione di editing, è sempre utile andare a concluderla con una verifica topologica. C'è questo strumento, il topology checker, che è molto valido. E vi faccio vedere rapidamente come funziona. Sappiamo che ci sono overlaps, quindi sovrapposizioni, però facciamo finta che non ci siano e vogliamo andare a indagare se ce ne sono o meno. Ed ecco qua l'errore. Un tool comodo e utile per la pulizia degli errori topologici, vabbè, in questo caso sarebbe molto semplice, basta attivare una sessione di editing e si pulisce, però per shape molto più vasti diventa un po' più complesso. È il vclean, di cui vi lascerò il link al manuale alla fine di questo video. Grazie a tutti, alla prossima.